Allora, mancano 6 minuti più recupero alla fine di questa partita. L'Inter sta vincendo 3-2 e io mai mi aspettavo una cosa di questo tipo. Mai mi aspettavo di vedere una cosa del genere, mai mi aspettavo di vedere una partita di questo tipo questa sera. Perché nel primo tempo io ero tranquillo. Nel primo tempo io sapevo che l'Inter era la solita squadra forte, concreta, brava a giocare a pallone, che sapeva mettere in difficoltà chiunque. Sapevo benissimo quest'Inter cosa avrebbe fatto e cosa stava facendo. Ma andiamo per gradi. Poi però cambia qualcosa. Ma andiamo per gradi. Prima di tutto vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Mi raccomando, iscrivetevi. In seconda battuta vi invito a farmi sapere che cosa ne pensate qua sotto. Allora, andiamo per gradi, vi dicevo. E sì, andiamo per gradi. E per gradi si parte dall'infortunio. Io non capisco, non comprendo l'infortunio di Correa. Perché veramente, ragazzi, sto ragazzo è stato sfigato da morire. Ora, non l'Inter, perché l'Inter quest'anno non ha avuto quasi mai casi di Covid, quasi mai infortuni, quindi l'Inter non è stata sfigata in assoluto, è stato sfigato il ragazzo, perché santo cielo, 3 minuti e ti fai male. Anche se poi in realtà parlare di sfiga è abbastanza riduttivo vedendo quello che ha fatto, che si è inventato Romagnoli. Ma io dico, no, ma chi sei? John Cena? Ma chi sei? Randy Orton? Ma che stai a fare? L'RKO? Ma che stai a fare? L'attitude adjustment? Ma no, ma quella, ragazzi, gliela stava facendo Correa l'RKO. Ma come ti salta in mente di saltare in collo a uno e rimanerci? Poi non è che voglio dire che l'abbia fatta apposta, assolutamente non l'ha fatta apposta, però mamma mia che scompositezza, mamma mia che scordinatezza, santo cielo, mamma mia. Comunque ho visto il primo tempo a casa sul divano, il secondo tempo me lo sto guardando da qua e poi mi sono visto tutti i supplementari. Tanto ho detto, quanto vuoi che durerà il secondo tempo? E santo cielo, quanto l'Inter ora distrugge tutto. Comunque andiamo più veloci, se no non diciamo nulla. Al posto di Correa c'è una marea di roba di... Entra Sanchez. E Sanchez, ragazzi, continuate a dire di Sanchez che non è un ottimo giocatore. Continuate a dire di Sanchez che va cambiato, che si può fare uno scambio, che il suo ingaggio pesa e tutto quanto. Lo volevano cambiare con Luke De Jong, Sanchez. Ragazzi, continua ad essere un giocatore devastante. Su un pallone bellissimo, che gli mette Dumfries al centro, vellutato il pallone, che gli mette Dumfries al centro, lui praticamente svetta dall'alto, anzi dal basso, le suoi 1,68 m, svetta in alto, colpisce di testa esattamente come deve colpire e la va a mettere lì dove vuole lui, la indirizza perfettamente. Non è scontato e l'Inter va in vantaggio. È un Empoli che gioca bene, eh? È un Empoli che pressa tanto, è un Empoli che mette la difesa a centrocampo, è un Empoli che ti fa sentire il fiato sul collo, e nel primo tempo è un Empoli a 2000. Quindi io, Andreazzoli, penso che veramente meriti una grande occasione, ma veramente una grande occasione. Questa potrebbe essere la giusta occasione, sì, ma quantomeno merita un progetto. Non che viene chiamato ogni volta che l'allenatore dell'Empoli scappa o che viene esonerato. Date un progetto serio ad Andreazzoli. Guardate dove sta portando l'Empoli quest'anno, nonostante non l'abbia portato su lui, nonostante i giocatori non li abbia scelti completamente lui, nonostante l'ex allenatore dell'Empoli è scappato per andare al Sassuolo. Guardate dove li sta portando Andreazzoli. Detto questo, a fine primo tempo secondo me l'Inter era la solita Inter, quella troppo forte per tutti, e lì per lì rosicavo, perché chi vinceva oggi affronta chi vince domani, Roma-Lecce. E ovviamente non sto qui a dirvi che prima bisogna vincere con il Lecce, perché la Roma è adattissima a fare figure di merda, e quindi insomma prima di tutto cerchiamo di vincere la partita e poi ci pensiamo. Però se fosse passato l'Empoli, non lo so, mancano 3 minuti, stanno in supplementari eccetera, però se fosse passato l'Empoli insomma sarebbe stato diverso. Non dico che saremmo passati sicuramente, guarda oggi, però sarebbe stato diverso. Se invece domani vinci con Lecce e becchi l'Inter, è molto più dura, e noi ogni anno puntualmente becchiamo sempre, usciamo anche con squadre di merda, con tutto il rispetto, con squadre comunque di seconda fascia, però delle volte quando andiamo avanti, che per una volta passiamo gli ottavi, becchiamo sempre e la Juve quando è fortissima e l'Inter quando è fortissima. Vabbè, comunque andiamo avanti. Fatto sta che nel secondo tempo però succede qualcosa. Aslani, che è un signor giocatore, io l'ho visto dal vivo in una finale di Coppa Italia Primavera, dove l'Empoli distrusse l'Atalanta, se non sbaglio. C'è un video sul mio canale, recuperatevelo, si chiama Sono tornato allo stadio, stavo in compagnia del mio amico Federico Marconi, l'abbiamo vista insieme, e Aslani ha fatto il fenomeno, come ci aspettavamo facesse. E oggi che lo vediamo sul grande schermo, tra mille virgolette, che non lo vediamo al cinema, però lo vediamo in una dimensione importante, Aslani conferma le buonissime sensazioni che ci aveva fatto vedere già dal vivo. E Marconi, che l'aveva visto in primavera, lo conosceva molto bene. Oggi Aslani serve il pallone per il gol di Bairami, se non vado errato, per il gol di Intavin di Bairami,
Tapin, dentro l'area di inserimento, del gol del pareggio. E poi succede l'incredibile, perché Ion Uttaradu se la butta dentro da solo e l'Empoli sorpassa l'Inter. Tutto il secondo tempo è un copione in cui l'Inter prova ad attaccare in modo frettoloso, sbagliato, confusionario, e non riesce ovviamente a cavarne un ragno dal buco, perché questo è, perché quando tu attacchi in modo rapido, in discesa, confusionario, eccetera, questo succede, non riesci a cavarne un ragno dal buco. Poi però qualcosa succede, poi però qualcosa cambia, perché in pieno recupero Ranocchia fa una rovesciata clamorosa, mi fa rosicare come un caimano, io già lì assaporavo il percorso Lecce-Empoli e poi la semifinale, invece Ranocchia mi fa incazzare, fa una rovesciata bellissima, tanto di cappello, l'avevo detto con la Juventus tra Rugani e De Sciglio, la confermo oggi con la middle class, eccolo lì che Ranocchia in mezza rovesciata regala il pareggio all'Inter, si va ai supplementari. Prima però voglio dire due cose: la prima è che l'Inter con Vesino, oggi se ne parlava, inizio partita non ne parlavano i commentatori, ma chi è che fa il Brozovic, Vesino le alternative erano Vesino e non mi viene, non era Cagliari, o Vidal, era Vesino che faceva il Brozovic, ma io vi ripeto, nessuno fa il Brozovic, al di là del fatto che oggi Vidal abbia fatto una signora partita, nessuno può fare il Brozovic. Oggi ho fatto due video, uno su questo canale, la top 20 dei peggiori acquisti della storia del calciomercato di gennaio della Serie A, e uno sul secondo canale con la top, sul primo sulla flop e il secondo sulla top, lo trovate nel primo commento, e nella top 20, non vi dico in quale posizione, ho messo, è finita la partita intanto, ha vinto l'Inter, è passata l'Inter, ho messo in quella top, ho messo Brozovic, perché ragazzi nessun giocatore è come Brozovic, nessun calciatore di questa Inter è come Brozovic, nessuno può tenere quei ritmi là. Fatto sta che però l'Inter ha sofferto, ha dovuto mettere tutti prima del gol del 2-2 e addirittura allo scadere trova il gol del 3-2 che però gli viene annullato giustamente per fuorigioco. Poi ai supplementari Sensi, che pare che nelle prossime ore si trasferirà alla Sampdoria, addirittura così all'improvviso da giocatore scartato decide la partita, fa il gol del 3-2 ed è il gol che manda l'Inter ai quarti di finale. Io veramente resto basito per la partita che abbiamo visto, rosico, perché diciamo la verità, rosico, perché comunque ero lì veramente, vi dicevo che già assaporavo Roma-Lecce, poi Roma-Empoli, ero lì tutto felice, però giustamente l'Inter non è l'ultima, ma mi si è chiusa la spenta la luce qua, l'Inter non è l'ultima squadra arrivata sul pianeta Terra, e quindi eccolo lì che l'Inter passa il turno, però è meritato tutto sommato, fa paura l'Empoli per 45 minuti, c'è stata assolutamente la sensazione che potesse passare il turno l'Empoli, c'è stata assolutamente la sensazione che l'Empoli potesse fare il colpaccio, tutte queste sensazioni varie ci sono assolutamente state. Però poi chi è passato? Raga, è passata l'Inter e va avanti l'Inter e si passa anche così. Tutte hanno faticato, il Napoli è uscito, il Milan è passato faticando. Quasi tutte hanno faticato in questa Coppa Italia. Lo ha fatto anche l'Inter, ma alla fine ha passato il turno. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Io vi ringrazio per aver visto questo video, tantissimi mi piace. Buoscia la lalla, luce fu, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Ciao raga, madonna che luce brutta, basta. Ciao raga, mamma mia.